Buongiorno. Come presidente dell'associazione Assaggia l'Italia No Profit, vorrei parteciparvi oggi, che è l'ultimo giorno di questo 2023, un consultivo della nostra attività. Come alcuni di voi sapranno, siamo impegnati nella comunicazione e nella condivisione, oltre che promozione, delle peculiarità che caratterizzano e contraddistinguono le terre uniche del nostro straordinario paese. Ebbene, come logico, come è giusto, come è necessario fare, abbiamo dato voce a molte delle iniziative di promozione territoriale realizzate su tutto il territorio nazionale. In particolare, attraverso il nostro ambasciatore di Puglia dei Saperi e Sapori d'Italia, Antonio Pistillo, abbiamo anche realizzato molti eventi importanti in collaborazione con enti, associazioni, strutture, organizzazioni, imprenditori, che hanno dato visibilità oltre alle specifiche individuali, societarie, organizzative, associative, hanno dato valenza e conoscenza al territorio. Su questa linea noi continueremo, perché riteniamo sia giusto dare onore e merito al nostro straordinario paese. In più, vorremmo anche sollecitare una maggiore collaborazione un po' di tutti. In fondo, lo strumento che abbiamo tutti a disposizione ce lo può permettere. Per cui sarebbe importante che ognuno di noi partecipasse il proprio conosciuto, condividendolo con noi che abbiamo l'opportunità di vivere in questo paese straordinario, ma anche con il resto del mondo. Quindi il mio augurio personale è l'augurio di tutta l'associazione, che attraverso Italia in France e il suo network comunica tutto il bello e il buono che abbiamo in Italia, un buon fine anno e un prossimo nuovo anno altrettanto bello, sereno e tranquillo per tutti.